io credo che intanto è stato un buon convegno, perché è molto partecipato, un bel parterre di interventi. Alla fine è uscito fuori, secondo me, quello che era un po' quello che in qualche maniera mi aspettavo. Il dottor Russo, consigliere del MIT, è intervenuto con molta determinazione, dicendo che bisogna passare da un sistema strategiche inutili, banchine e distese di cemento che non servivano a nulla, potenzialità di movimentazione di virus molto più alte di quelle che attualmente si movimentano in Italia, con progettazioni che prevedono ulteriori cola di cemento. Da una parte questa Italia portuale e dall'altra parte un'Italia portuale che invece ha bisogno di collegamenti infrastrutturali per rendere efficiente il sistema porto-nazione. E questa cosa è stata detta con molta forza e con molta determinazione. Ha detto un'altra cosa, per competere con il Nord Europa non dobbiamo ragionare come porto di Cieca o porto di Napoli o altri porti, dobbiamo ragionare come porto Italia, quindi un porto, una nazione che si colloca nel panorama e nello scenario della portualità internazionale con una volontà di fare sistema e di efficientare il suo servizio e la sua, diciamo, produttività e i suoi collegamenti con Nord Europa. Credo che è iniziato un percorso che, se continuerà con questa volontà, molto probabilmente potrà raggiungere dei grandi obiettivi. In ultimo abbiamo anche sottolineato un po' quello che è il discorso del lavoro portuale, che in questa fase non è stato toccato. Noi abbiamo evidenziato quello che abbiamo fatto a CIDEC, tutti dicono del nostro modello. Vorrei discuterlo questo modello, vorrei discuterlo con chi oggi rappresenta il governo, con chi rappresenta chi poi dovrà prendere delle decisioni e metterci a confronto. Noi soltanto questo abbiamo chiesto, vogliamo che il lavoro portuale sia in qualche maniera oggi valorizzato e non mortificato sull'altare magari soltanto del costo del lavoro o della volontà di qualcuno che vorrebbe cancellare tutto. Noi siamo oggi nella dimostrazione palese che c'è la possibilità di fare in Italia un sistema come può essere il pool che abbiamo creato a Cieca a disposizione di armatori e imprese. Se questi tre soggetti collaborano in un piano condiviso senza nessuna imposizione, secondo me questa roba, come ha funzionato a Cieca, può funzionare nell'intero paese.